HP 15 DA 0132 NL. Questo è il modello dell'HP che ho tra le mani ed è un notebook dalle alte prestazioni con un processore i7, RAM da 8 GB DDR4, SSD da 512 e una scheda grafica GeForce. Inoltre la batteria ha una durata notevole, ma conosciamolo meglio da vicino. Mi piace molto il design, semplice, sottile ed elegante. Anche il logo è molto bello perché è cromato. È veramente la ciliegina sulla torta. Sul lato sinistro troviamo l'entrata Ethernet, HDMI, due uscite USB. Poi abbiamo l'entrata per alimentarlo e quello delle cuffie combo. Sul lato destro troviamo i LED di notifica, il lettore di schede SD, l'uscita USB e il comodo masterizzatore DVD. La tastiera trasmette tutta la qualità di questo notebook, peccato che non è retroilluminata, ma devo essere onesto, è molto morbida al tatto, la corsa è breve e anche il touchpad è preciso, i tasti sono qualitativi, si sentono al tatto che sono di buona qualità e precisi. La dimensione dell'alimentatore ricorda un po' quelli dei vecchi modelli, ma è anche vero che questo notebook richiede parecchia corrente in alimentazione, anche se devo dire che i componenti sono di ultima generazione e comunque consumano poco, consumano solamente nel momento in cui richiede maggiore potenza. Come vi ho già detto all'inizio del video, la durata della batteria è davvero buona. Dipende anche da quello che fate, ma 5 o 6 ore sono comunque garantite. A spingere questo notebook abbiamo un Intel Core i7-7500U di ottava generazione, 8 GB di RAM DDR4, come vi ho già detto un SSD da 512, lo schermo è da 15,6 pollici, la scheda video è una GeForce MX 130 con 2 GB di RAM dedicata DDR3. La risoluzione di 1366x768 pixel. Ottimo lo schermo con colori vivi perché HD SVA retroilluminato AVLED. Lo schermo è antiriflesso. Tenete presente che davanti a me si trova un faro a LED che mi illumina e nel display non si vede nulla, quindi funziona davvero. Sono un passenti bassi, però l'audio è abbastanza buono. Adesso ve lo faccio ascoltare. Io lo consiglio soprattutto ai professionisti e a chi ha bisogno sia di potenza di calcolo che durata della batteria. Per chi è interessato, sotto al video trovate il link per acquistarlo su Amazon e se avete apprezzato questo video potete ricambiare iscrivendovi al canale e magari lasciando anche un bel like. Se avete qualche domanda la potete fare nei commenti. Ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!